Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi di un caso che mi ha colpita particolarmente. Siamo a Buena Vista Township, nel Michigan, ed è il 2002. Kevin e Ken sono due agenti di sorveglianza. Lavorano sempre insieme, tanto che hanno iniziato a chiamarli Tango e Cash. In pratica, loro due si coprono sempre le spalle a vicenda. Ken è noto per il suo gran cuore, è un uomo compassionevole e molto empatico, sempre presente per i suoi amici. Kevin, invece, viene definito da Ken come quello che dà buca. Principalmente perché Kevin, al posto di uscire a bere, preferisce stare a casa a leggere un buon libro in tranquillità dopo il lavoro. Questo però non fa di Kevin un amico non valido. È sempre presente se Ken ha bisogno di aiuto. Nel 2005 però avviene un cambiamento perché Ken e Kevin smettono di fare gli agenti di pattuglia, quando Ken viene promosso diventando detective. È così che i due non lavorano più insieme come negli anni precedenti. Mentre Kevin si sta preparando ad una promozione, Ken diventa il capo della polizia a Tittawosi Township. Nonostante a lavoro non si vedano più molto spesso, Ken e Kevin mantengono un rapporto molto molto stretto. Continuano a frequentarsi anche perché entrambi si sono sposati con le rispettive mogli più o meno nello stesso periodo. Ken e Kevin si sono conosciuti a lavoro, hanno fatto amicizia. Di conseguenza, hanno anche festeggiato parecchi anniversari insieme. Kevin ha 3 figli, mentre Ken ne ha solo uno. Anche i ragazzi si divertono molto, passano molto tempo insieme e sono molto legati ad entrambe le famiglie. Insomma, le famiglie di Ken e di Kevin adorano passare del tempo tutti insieme. Arriva il 2006 e Ken chiama Brian Brooker, il capo della polizia di Buena Vista, per chiedergli se può tornare a lavorare lì. Non si trova proprio bene a Tittawosi Township, in quanto tutto si svolge in modo troppo lento per i suoi gusti. Non trova stimoli, non si sente soddisfatto. Sta perennemente in ufficio, dietro una scrivania, si annoia. Quella non è il tipo di mansione che desidera ricoprire in polizia, anche se in effetti è il capo. Quando aveva lasciato Buena Vista, Ken era un detective della omicidi. Ma, tornando, viene retrocesso ad agente di pattuglia, in quanto deve ricoprire l'unico ruolo disponibile. Arriva il 30 agosto del 2011, sono circa le 23, e l'agente Ken Blue è ancora di pattuglia durante il suo turno di notte. Solitamente, quando non si hanno notizie di un agente per circa un'ora, il centralino del 911 controlla la situazione. E quella sera del 30 agosto è proprio Ken Blue a non rispondere alla radio. Quindi l'agente Tim Patterson inizia a cercarlo. Si reca in più posti dove sa che Ken è solito andare, ma non lo trova. Poi detective Tim Patterson si ricorda di una zona alquanto isolata in cui Ken era solito appostarsi per controllare il traffico. Ci sono dei punti nascosti dietro a degli alberi in cui ci si può camuffare molto bene. Tim quindi decide di fare quell'ultimo tentativo. Si reca fino alla fine di North Outer Drive e rallenta quando la via si incrocia con Hack Road. Finalmente nota una macchina della polizia. Poco dopo Tim nota anche il detective Ken Blue. Tim quindi ferma la macchina e scende dall'auto per avvicinarsi, mentre Ken gli va velocemente incontro per comunicargli che sta controllando un veicolo sospetto. È buio, quindi Ken illumina il veicolo con la torcia. È una Pontiac Aztec. I due detective quindi camminano attorno a quell'automobile fino a quando notano una donna sdraiata a terra. È senza vita, qualcosa intorno al collo e è in stato interessante. Quella corda che ha attorno al collo è fissata al portapacchi della sua macchina. Il detective Sean Witterman viene immediatamente avvisato. Ken e Tim lo chiamano dicendogli che hanno trovato una macchina con accanto una donna legata al portapacchi che, ahimè, presumibilmente si è suicidata. Sean Witterman arriva sulla scena alle 22:30 e una volta lì l'agente Patterson gli si avvicina col fine di spiegargli brevemente che cosa abbiano trovato. L'agente Ken Blue mostra al detective Sean Witterman una lettera che lui stesso aveva trovato pochi istanti prima all'interno di quella macchina dentro una borsa. E su questa lettera c'è scritto: "Scusatemi, mi scuso per tutto. Mi sento come se tutta la mia vita sia crollata attorno a me. Questa gravidanza mi porta a provare sentimenti opprimenti. So che ho deluso molte persone importanti, a cui voglio bene. Ho mentito a così tante persone ultimamente che è difficile per me distinguere la verità dalla menzogna ormai. Ho rovinato la mia vita e potenzialmente potrei rovinare molte altre vite.
continuando a mentire per nascondermi dalla verità. Mi sento un fallimento, sono un fallimento nel mio lavoro, tanto che non riesco neanche a mantenermi decentemente. Ho un bambino in arrivo e non posso mantenere nemmeno lui. In fondo, penso di aver mentito sul padre di questo bambino, perché non volevo che la mia famiglia pensasse che fossi una poco di buono che dormiva in qualsiasi letto. Credevo che sarebbe stato meglio per me non dire che il padre fosse un uomo sposato, ma a questo punto, chi lo sa? Diavolo, voglio essere sincera, raccontare tutto. Ho dormito con un ragazzo che ho incontrato in un bar, una notte. So che si chiamava Chris. Mi dispiace di aver mentito. La verità è che io ho paura. Ho paura di casa mia, ho paura per questo bambino, faccio fatica ad accettare che sia parte di me. Questa situazione mi ha davvero scossa. La vita mi è sfuggita di mano ed io non sono riuscita a gestire nulla. Scusatemi, mi dispiace di aver ferito così tante persone a cui tengo. Non riesco più a fingere di essere felice. Sono spaventata a morte e totalmente depressa. Ho passato gli ultimi mesi a cercare di convincermi che questa gravidanza fosse un dono dal cielo, quindi dovevo stare bene. Un bambino è un dono. Ma non è così. Devo guardare in faccia la realtà. Vorrei essere felice, contenta, anche un po' in ansia, ma non posso. Non ho mai pensato di diventare madre prima di sposarmi. Non voglio dire al mio bambino che suo padre neanche lo conoscevo. Cosa dovrei dirgli? Scusami tesoro, ma mamma non sa chi sia tuo padre? Io non posso far nascere un bambino in questo modo. Sono così dispiaciuta, ma proprio non posso farlo. Per favore, sappiate che vi amo così tanto. E so quanto questa lettera e il mio gesto vi farà male. Scusatemi, ma è l'unica via d'uscita. Vi amo e di nuovo, mi dispiace. Jenny. Leggendo la lettera, il detective ha l'impressione che quella donna fosse incredibilmente depressa. A volte, quando si è in questo stato, non si riescono a vedere alternative e il suicidio può sembrare l'unica soluzione valida. La tesi del suicidio, quindi, fino ad ora parrebbe essere valida. A questo punto viene avvisato il laboratorio della scientifica che chiaramente deve analizzare tutte le prove. Intanto, appena il detective finisce di leggere la lettera, inizia a cercare nella borsa posta in quell'auto qualche altro indizio. Magari riesce ad identificare la vittima. Magari c'è un documento in quella borsa. Il detective, infatti, in breve tempo trova la sua patente. Quella donna si chiama Jennifer Marie Webb. Appena il detective Ken Blue sente il nome di quella donna, esclama: ma io quella donna la conoscevo! Ci incontravamo più o meno da 10 anni, la vedevo sempre nello stesso bar. A questo punto tutti, nessuno escluso, si girano e lo guardano. E sono un po' perplessi. Insomma, era lui che aveva trovato il corpo? Perché non era riuscito ad identificarlo in precedenza? Aveva bisogno di sentire il nome per riconoscere la vittima? Non gli bastava guardarla? La cosa ai detective appare anomala. Ma non ci fanno molto caso. Insomma, la situazione era un po' particolare, era buio. Magari non avevano illuminato a sufficienza il corpo per arrivare ad un riconoscimento. A questo punto facciamo un bel balzone indietro. È il 5 maggio del 2011, quindi deve ancora iniziare l'estate. E mancano esattamente 4 mesi alla morte di Jennifer. Il Cinco de Mayo è una festività che si celebra annualmente in Messico e negli Stati Uniti d'America per l'appunto il giorno 5 maggio. Le sue origini sono da ricercarsi nella volontà della comunità messicano-statunitense di esaltare i temi di democrazia e libertà durante i primi anni della guerra di secessione americana. Oggi l'occorrenza viene vista come una celebrazione dell'orgoglio messicano. Jennifer e la sua amica Andrea, questo Cinco de Mayo, sono solite festeggiarlo insieme. Mangiano tanti tacos e bevono margarita. Ma quel 5 maggio 2011 Andrea ricorda di aver visto Jennifer molto giù di corda. Appena arriva a casa sua, nota chiaramente che Jennifer ha appena finito di piangere, quindi le chiede spiegazioni. Andrea quindi le chiede: Jenny, ma che ti prende? Jennifer risponde in lacrime: Andrea, sono incinta e non voglio che le cose vadano così. Non in questo modo. Jennifer ha 32 anni quando scopre di essere incinta. E quando lo scopre è già di 20 settimane. Quindi già dalla prima ecografia vede il suo bambino completamente formato. Si capisce perfino il sesso. È un maschietto. Jennifer però è un po' arrabbiata con se stessa perché è incinta, ma non è sposata. È consapevole che i suoi genitori non abbiano preso troppo bene la notizia, in quanto l'hanno educata con regole rigide. Niente figli prima del matrimonio. Poi però l'emozione di diventare nonni ha preso il sopravvento. Jennifer è preoccupata, è consapevole che sarà una madre single e non sa se sarà in grado di gestire al meglio questa gravidanza. Jennifer ha paura
di non essere una buona madre. Sicuramente a livello economico non si sente pronta ad avere un figlio, nonostante abbia un ottimo lavoro. Ma si sa, a livello economico non si è mai pronti a mettere al mondo un figlio, anche perché potrebbero presentarsi delle spese impreviste, potrebbero esserci delle complicazioni. Ecco perché Jennifer è un po' in ansia. La ragazza non dice mai a nessuno chi sia il padre, e nessuno a sua volta glielo chiede. A parte i suoi genitori, Jennifer ai suoi genitori dice tutto. Ma per tutti gli altri poco importa. L'arrivo di un bebè è sempre un lieto evento. L'unica cosa che conta è che Jennifer sia felice. E in effetti, dopo lo shock iniziale, Jennifer si concentra al 100% sulla sua gravidanza. Si concentra su suo figlio e non ha alcun dubbio, quel bambino lei lo vuole tenere. Lo vuole crescere, è molto emozionata, non vede l'ora di partorire. Però c'è un fatto. Non manca così tanto al parto. D'altro canto, Jennifer ha scoperto di essere incinta alla 20ª settimana, quindi la donna si affretta e compra una casa a Buena Vista solo per lei e il suo bambino. La sistema molto bene e crea una camera da letto solo per il piccolo. Jennifer, durante la gravidanza, è solita chiamare suo figlio il mio Matt. Si accarezza spesso la pancia, parla spesso con suo figlio, o meglio, con la sua pancia. Gli dice che lo ama, gli dice che non vede l'ora di conoscerlo. Pensa per giorni interi al nome da dargli e alla fine decide di chiamarlo Braxton. A questo punto è chiaro che Jennifer non fosse depressa per quella gravidanza. Anzi, era felicissima, non vedeva l'ora di vivere questa esperienza. Anche la sua famiglia, come già vi ho detto poc'anzi, è felicissima per lei. I suoi genitori superano ben presto il fatto che Jennifer non abbia un marito. Si mettono l'anima in pace, Jennifer vuole quel bambino, è felice, lo vuole tenere, lo vuole crescere e loro non possono far altro che unirsi alla felicità di loro figlia. Ma questo profilo non corrisponde affatto al profilo della depressa Jennifer, che non riusciva a sopportare neanche l'idea di essere rimasta incinta. Sua lettera d'addio faceva trasparire un'enorme infelicità e questa infelicità nella vita di Jennifer pare non ci sia affatto. Quindi la domanda nasce spontanea: cosa c'è sotto? Arriviamo all'inizio dell'estate del 2011, quando in casa di Jennifer entrano per ben due volte dei ladri. La prima volta un vicino che abita dall'altra parte della strada chiama la polizia dicendo di aver visto qualcuno fare irruzione in casa di Jennifer per poi portare via il suo televisore. Fortunatamente Jennifer non era in casa, quindi non aveva corso alcun pericolo. Poi, 3 settimane dopo, qualcuno le entra nuovamente in casa e questa volta i suoi parenti e i suoi amici si allarmano perché Jennifer non possiede più niente di valore. Il televisore ancora non l'aveva ricomprato, non era una spesa così immediata, quindi aveva deciso giustamente di rimandare. Perché tornare di nuovo? Tutti temono che ad entrare in casa sua sia stata la stessa persona per entrambe le volte. Dawn, la madre di Jennifer, chiede alla ragazza di tornare a casa. Sarebbe stata più al sicuro accanto ai suoi genitori. Sebbene Jennifer ami la sua indipendenza, è molto spaventata, quindi dà immediatamente retta a sua madre e torna a casa. Torniamo quindi al 31 agosto del 2011. Sono passati 2 ore dal ritrovamento del corpo di Jennifer. È l'una quando il telefono di casa Webb inizia a squillare. La madre di Jennifer risponde: stava dormendo, quindi è un po' intontita. Sente qualcuno dall'altro capo del telefono che dice: qui è la polizia, siamo fuori da casa sua, potrebbe venire ad aprirci? Fuori dalla porta c'è il detective Sean Waterman. È suo dovere andare a parlare alla famiglia di Jennifer di ciò che era successo. Dawn Webb, la madre di Jennifer, dunque si reca ad aprire la porta, subito seguita da suo marito, Donald. La prima domanda che fa il detective Waterman è: possedete una Pontiac Aztec? Dawn risponde: beh, sì, è quella di mia figlia. Sul momento la donna pensa che Jennifer abbia avuto un incidente. Donald invece pensa il peggio, anche se non ha ancora detto una sola parola. Il detective a questo punto dice: sono qui per informarvi che stanotte abbiamo trovato vostra figlia e sembra che si sia tolta la vita. Donald e Dawn sono confusi. Hanno appreso la terribile notizia nel bel mezzo della notte, quindi si mettono a parlare disperati. Cosa può essere accaduto? Chiedono quindi al detective spiegazioni e lui gli descrive la scena del crimine senza entrare troppo nei particolari. Dawn però fin da subito ha una strana sensazione. Guarda il detective, è in lacrime e disperata. Ha ricevuto la peggiore notizia della sua vita. Ma in quel momento non riesce neanche lei oggi a spiegarsi il perché. Resta lucida. Pensa attentamente a ciò che le ha detto il detective. E poi gli risponde: guardi, magari mia figlia è morta, ma non si è suicidata, glielo posso assicurare. Donald, suo padre, aggiunge che non avrebbe mai potuto farlo perché Jennifer non sa fare i nodi. Se avesse stretto lei la corda per impiccarsi, il nodo si sarebbe sciolto. Infatti vi ricordo che Jennifer è stata trovata strangolata appesa al portapacchi della sua macchina. I genitori di Jennifer inoltre dicono al detective che loro figlia era felicissima di diventare madre, era felicissima di quella gravidanza. A questo punto
Dawn e Donald fanno entrare in casa il detective. Lo accompagnano in camera di Jennifer e l'uomo nota che c'è tutto l'occorrente per l'arrivo di un bambino. È presente una culla, ci sono già diversi giocattoli. È a questo punto che il detective Waterman capisce una cosa. C'è proprio qualcosa che non torna nel suicidio di Jennifer Webb. La polizia a questo punto fa partire le indagini per la dipartita di Jennifer, pensando ad un potenziale omicidio e non ad un suicidio. Nel frattempo, sulla scena del crimine ci sono sei detective e un medico legale di nome Gary Ginter, che lavorano senza sosta per raccogliere delle prove. Prima di tutto, i detective scattano delle fotografie della zona attorno alla scena del crimine. Poi iniziano a cercare cose ben più specifiche, come impronte di scarpe, sangue, tracce di pneumatici. I detective controllano molto bene l'area in cui si trova la macchina e notano delle infradito in mezzo all'erba incastrate sotto una cunetta stradale. A questo punto il medico legale, Gary, si avvicina ancora di più alla strada, si volta per guardare a terra ed eccola lì, una piccola macchietta di sangue. Bisogna chiaramente determinare da dove venga e di chi sia, ma poco distante da quella macchietta di sangue, Gary nota anche un frammento di una collana. Un po' più a destra c'è anche un mozzicone di sigaretta. A questo punto a Gary pare evidente che ci sia stata una colluttazione, quindi sembra realmente che si tratti di omicidio, non di suicidio. A questo punto Dawn e Donald fanno un giro di telefonate per allertare tutte le amiche di Jennifer, che ovviamente rimangono sconvolte dalla notizia. Intanto il detective Waterman continua ad essere a casa di Dawn e Donald e a questo punto è alquanto confuso perché non riesce a capire cosa sia realmente successo. Quindi riprende quella lettera d'addio scritta da Jennifer. In quella lettera la donna aveva scritto che il nome del padre del bambino era Chris. Dunque, il primo passo per il detective è capire chi diamine sia questo Chris e se sia davvero il padre del bambino. Dawn, la madre di Jennifer, dice al detective immediatamente che non ha mai sentito parlare di nessun Chris. Jennifer in realtà aveva avuto diverse storie, ma non erano durate molto. La donna da sempre cercava l'uomo perfetto. Sognava di incontrare proprio il marito dei suoi sogni. Jennifer dunque non si accontentava, stava solo aspettando di incontrare l'uomo giusto. Il detective immediatamente chiede a Dawn: e questi ex di sua figlia, che lei sappia, non hanno mai causato problemi? La donna in realtà dice che Jennifer aveva mantenuto ottimi rapporti con tutti i suoi ex fidanzati. D'altro canto, non aveva mai avuto una storia seria. Quindi ecco che la pista dell'ex fidanzato geloso viene scartata in men che non si dica. Quando Dawn legge la lettera che Jennifer aveva scritto al computer, non arriva a leggerla neanche fino alla fine. Si ferma a metà pagina, guarda il detective e afferma che sicuramente quella lettera non l'aveva scritta sua figlia. Come sapete, ognuno ha il proprio stile di scrittura. Dawn quindi afferma che Jenny non scriveva in quel modo. Non era triste, non era depressa, non aveva paura. Ovviamente i ladri che le erano entrati in casa non la facevano dormire tranquilla. Ecco perché Jennifer era tornata a vivere dai suoi genitori. Dawn dice al detective: ascolti, mia figlia avrebbe scritto una lettera a mano, non al computer di certo. Quindi ne sono certa, questa lettera è falsa. Il suicidio è stato architettato. Non si è suicidata e questa lettera per me ne è la prova. Il detective a questo punto chiede ai signori Webb se sanno per caso chi sia il padre del bambino, visto che nella lettera Jennifer sosteneva di non sapere chi fosse, ma nominava anche un certo Chris. Insomma, tutto appare molto molto confuso. I signori Webb rispondono al detective: beh, lei sapeva benissimo chi era il padre del bambino, tanto che l'ha detto anche a noi. Il detective li guarda e dice: ah sì? E chi è? Dawn risponde: Jennifer era incinta di Ken Blue. Il detective a questo punto si sente male, si deve sedere, ha davvero sentito quel nome, quello del suo collega? L'unica cosa che riesce a dire ai signori Webb è: mio Dio, ma è uno dei miei agenti, proprio quello presente sulla scena quando hanno ritrovato il corpo. Il detective a questo punto, appresa la notizia, saluta i signori Webb. Esce dal loro vialetto, sale in macchina e posteggia poco più avanti. In quel momento non è in grado di guidare lucidamente. È davvero tanto scosso e ha bisogno di qualche minuto per riprendersi. Ma quindi Jennifer e Ken Blue, il poliziotto, come si sono conosciuti? È il 2000 e Jennifer conosce Ken in un bar. Il detective dice a Jennifer che è separato e quest'ultima ci crede. Stanno quindi un po' insieme. La donna però non ha intenzione di avere con lui una relazione a lungo termine. Jennifer non cerca una relazione, ma soprattutto sa benissimo che Ken non è l'uomo che fa per lei. Qualche volta però i due si sentono, qualche volta si vedono e questa situazione
va avanti per anni. Intanto Ken continua ad avere la sua bella famiglia e continua a fare i barbecue con il suo collega Kevin. Kevin dice che quando ha saputo del tradimento ci è rimasto davvero molto molto male, perché loro due hanno passato davvero tanto tempo insieme e Ken mai gli aveva parlato di Jennifer. Ken parlava solo della sua famiglia, di suo figlio e di sua moglie. Il detective Jeff Lalonde invece sostiene che quella notizia non l'ha sorpreso più di tanto. Perché? Beh, perché Ken prima di Jennifer aveva avuto un'altra relazione extraconiugale. Quindi il detective dice che quando è venuto a conoscenza del fatto ha semplicemente pensato: ancora? Ma c'era già cascato 2 anni fa, ma che combina? Gli agenti del dipartimento di Buena Vista Township sono sconvolti. Quando si è scoperto il legame tra la vittima e l'agente Ken Blue, Brian Brooker, il capo della polizia, non può far altro che contattare la polizia di stato del Michigan. Questa è una procedura standard. Infatti, quando un agente viene coinvolto in un caso, si chiama la polizia di stato perché le indagini vengano svolte in modo totalmente imparziale. Il primo ad essere interpellato è il detective Jason Teddy, subito seguito da Alan Hogg. Quest'ultimo conosceva Ken Blue, aveva lavorato con lui su alcune scene del crimine. Anche lui inizialmente ci rimane malissimo. Come può un suo collega aver commesso un'atrocità simile? I due detective in ogni caso devono interrogare Ken Blue, perché la famiglia della vittima sostiene che lui sia il padre del bambino, ma soprattutto è stato lui a trovare il corpo di Jennifer Webb. Alle 5 del mattino del 31 agosto, quindi, Ken Blue viene interrogato. L'uomo sembra rilassato e tranquillo e in effetti, inizialmente guardando la scena, più che un interrogatorio pare di vedere 3 poliziotti che chiacchierano tra di loro parlando dei vecchi tempi andati. Alan Hogg, quindi tra una chiacchiera e l'altra, chiede a Ken: ma tu per caso conoscevi Jennifer Webb? Ken risponde: sì, la conoscevo da circa 10 anni, poveretta. Il detective Hogg quindi continua: mi può spiegare come l'ha conosciuta? Ken risponde: l'ho incontrata poco più di 10 anni fa, ero qui da poco e durante le ispezioni sono stati in diversi locali e lei frequentava assiduamente il Black Street Bar. Il detective continua e chiede: ok, e con quale frequenza vi incontravate? Ken risponde: ultimamente, beh, sicuramente meno di anni fa, in genere un paio di volte al mese. A questo punto il detective Hogg finalmente gli chiede: mi scusi, ma quando l'ha trovata, come ha fatto a non riconoscerla? Ken risponde rilassato: beh, deve sapere che in quella posizione non si vedeva il viso e quando ho visto il corpo ho pensato: ok, devo entrare in modalità lavoro. Ho quindi iniziato subito a guardarmi intorno per vedere se notavo qualcosa di strano. A questo punto il detective Hogg nota chiaramente che Ken ha delle ferite. Più precisamente ha un occhio davvero molto arrossato. Sembra ci sia un graffio all'angolo interno dell'occhio, più o meno qui. Quindi il detective chiede: scusa, ma che cos'hai all'occhio? Fa una pausa e poi aggiunge ridendo: non è che per caso è la congiuntivite? Ken ridendo dice che si era fatto male perché stava giocando con il suo cucciolo di cane, che ad un certo punto gli ha tirato una zampata. Il detective ribatte: e quando è successo? Ken risponde: beh, poco prima di venire qui in realtà. A questo punto entrambi i detective decidono di affrontarlo. Il detective Jason Teddy dice a Ken: sai Ken, Jennifer Webb era incinta. C'è la possibilità che tu sia il padre del bambino? Ken risponde in modo sicuro: no, non ci sono mai andato a letto con lei. Il detective Hogg insiste: quindi non avete mai avuto rapporti? Mai, mai? Ne è sicuro? Ken risponde: ne sono sicuro, assolutamente no. Il detective Hogg a questo punto ribatte: sai Ken, abbiamo parlato con la famiglia di Jennifer, i quali ci hanno detto che il bambino che aspettava era proprio tuo. Perché secondo te Jennifer e i suoi familiari hanno nominato proprio te? Ken a questo punto inizia ad avere qualche difficoltà. Si blocca, guarda i detective e poi dice: boh, non lo so perché ha detto una cosa del genere ai suoi genitori. Io non sono il padre. Noi davvero non abbiamo mai avuto rapporti. Il detective Hogg a questo punto guarda Ken, sospira e gli chiede: ok Ken, abbiamo quasi finito, possiamo raccogliere un campione del tuo DNA? In questo momento chiaramente i detective non hanno nulla in mano per inchiodare Ken, quindi gli dicono che sicuramente lo avrebbero ricontattato per altre informazioni. Poi lo lasciano andare a casa. Poco tempo dopo viene effettuata un'autopsia su Jennifer Webb e il medico legale determina che si tratta di omicidio. La causa della morte è strangolamento. I detective ripensano alla scena del crimine e capiscono che Jennifer era stata posizionata in quel modo da qualcuno volutamente. Jennifer era stata uccisa
durante una colluttazione a circa 100 metri di distanza dal punto in cui è stata ritrovata la sua macchina. Solo in seguito il suo corpo e il suo veicolo erano stati posizionati vicino ad un canale di scolo col fine di simulare l'impiccagione. C'è un fatto però, la cosa più sbagliata in questi casi è concentrarsi sull'unico sospettato. In questo modo si rischia di perdere informazioni importanti, quindi hanno la responsabilità di analizzare tutte le prove ed indagare sul passato di Jennifer, col fine di scoprire se per caso c'erano altre persone che avevano un movente per ucciderla. Nella lettera d'addio, che però la madre di Jennifer ha decretato falsa, c'era scritto in effetti che il padre del bambino si chiamava Chris. Non Ken, Chris. I detective a questo punto analizzano il cellulare di Jenny e trovano una serie di messaggi che in effetti si era scambiata con un certo Chris. I detective devono per forza leggere tutte le conversazioni, che definiscono a dir poco provocanti. Durante le indagini i detective ben presto scoprono che il Chris dei messaggi è la stessa persona nominata nella lettera d'addio. Forse era lui il padre del bambino? Forse era stato lui a toglierla di mezzo. Quando la scientifica ha controllato la macchina di Jennifer, chiaramente ha cercato le prove di un'altra presenza all'interno di quell'auto. Sono state trovate delle tracce di sangue e un'impronta digitale parziale all'interno dell'abitacolo. Quando sono stati analizzati gli abiti della vittima, che erano stati raccolti durante l'autopsia, hanno trovato una piccola sezione di un guanto di lattice. Dopo ulteriori analisi è stato trovato anche del sangue al suo interno. I detective a questo punto decidono di fare una richiesta specifica per ottenere più velocemente le analisi dal laboratorio ed è così che i dipendenti di quel laboratorio iniziano a lavorare giorno e notte. In attesa che arrivino i risultati dal laboratorio, i detective continuano a indagare su questo Chris, quel Chris che Jennifer aveva nominato nella lettera d'addio e con cui si era scambiata parecchi messaggi piccantelli, se così possiamo dire. Ebbene, alla fine i detective questo Chris lo rintracciano, lo contattano, lo interrogano, ma scoprono che la sera dell'omicidio lui non era proprio in zona. Di conseguenza non poteva essere lui il colpevole perché non aveva il dono dell'ubiquità. Arriva il 6 settembre del 2011. È passata una settimana dal ritrovamento del corpo di Jennifer ed è a questo punto che iniziano ad arrivare i primi risultati dal laboratorio. La macchia di sangue che si trovava per terra, vicino alla macchina di Jennifer, appartiene alla vittima. Il mozzicone di sigaretta è di Ken Blue. Infine, viene determinato che Ken Blue è davvero il padre di quel bambino. Le autorità hanno 30 corrispondenze del DNA che dimostrano in modo lampante la sua colpevolezza. Il sangue che i detective hanno trovato nell'auto di Jennifer è di Ken Blue. E anche il sangue presente all'interno del frammento di guanto è riconducibile a Ken Blue. Viene rilevato del sangue di Ken anche sui vestiti di Jenny. Quindi i detective ipotizzano che Jennifer Webb si sia difesa fino a ferire Ken Blue. Questo ha fatto sì che ci fossero tracce ematiche sulla scena del crimine. Tutti gli agenti di Buena Vista Township sono arrabbiati, sono sconvolti. L'aspetto più inquietante di tutto ciò è che Ken Blue aveva già pianificato tutto da parecchio tempo. La presunta lettera d'addio di Jennifer, che proprio Ken aveva trovato nella sua borsa, è stata analizzata a fondo e sopra ci hanno trovato un totale di 14 impronte digitali, tutti appartenenti a Ken. Quindi quella lettera l'aveva scritta lui. La cosa assurda è che Ken ha ucciso Jennifer semplicemente per nascondere le bugie che aveva detto e per coprire quell'enorme casino che aveva fatto. Ken non voleva di certo che la sua famiglia scoprisse tutto. Ma c'è anche un altro punto. Ken non voleva assolutamente pagare gli alimenti per il bambino di Jennifer. Ecco perché aveva colpito, commettendo quell'orribile crimine. Il 12 settembre del 2011, Ken Blue viene arrestato per l'omicidio di Jennifer Webb e l'11 ottobre viene dichiarato colpevole di omicidio di primo grado. Viene dunque condannato all'ergastolo senza condizionale. Detto questo, ragazzi, la parte che mi ha lasciata un po' più stranita di questo caso è che il colpevole era un agente, era un detective. E ha lasciato dietro di sé un sacco di prove, un sacco di indizi. Se scrivi una lettera d'addio falsa, per poi posizionarla nella borsa della vittima, ma non ti viene in mente di farlo con addosso dei guanti per non lasciare alcuna impronta digitale? Io la butto lì. In ogni caso, io ho finito di parlare in questo video e spero vivamente che questo caso possa essere stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video e vi mando un bacione, mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.